Benvenuti. Questo è Mi Spiancuola, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi. Tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sei arrivato a me, a sua mente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te. A comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni. E piano piano risali, studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri, anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza, unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace, amore ed energia. Ed eccoci qui in un nuovo video. E oggi andrò a parlare di qualcosa che in realtà ne ho parlato praticamente in oltre 400 video, ma non ho mai parlato della sua genesi. Non ho parlato precisamente di cosa è. E oggi andremo ad affrontare il discorso del ma chi è l'ego? Che cos'è l'ego? Da dove proviene l'ego? Quindi state con me fino alla fine del video per apprendere appunto chi cazzo è l'ego, che vi comanda, che vi ha comandato la vostra vita, che ha prodotto la vostra realtà. E Gesù disse: Adamo ha perduto un grande potere, una grande ricchezza, ma egli non è stato degno di loro, perché se ne fosse stato degno, non avrebbe assaggiato la morte. Gesù ha detto: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli possiedono il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha luogo ove posare la testa e riposare. Chi è l'ego? Ne parliamo tanto in questi 3 anni. Vi ho insegnato come dominarlo. Vi ho dato tecniche, esercizi, riflessioni, consigli, informazioni, però mi sono accorta che non vi ho mai detto realmente cosa è. Ok? L'ego è praticamente tutto ciò che ci rappresenta a livello terreno. Ok? Ora, quando voi venite al mondo, voi non avete una vostra identità terrena. Se a un neonato si potessero fare delle domande e il neonato potesse rispondere, non saprebbe come si chiama, quanti anni ha, dove è nato, non saprebbe niente, perché un neonato è una tavola bianca, una lavagna bianca, una spugna che ancora deve assorbire. Il neonato formerà una sua identità in base a quello che gli verrà detto. Imparerà qual è il suo nome, imparerà qual è la sua famiglia, imparerà il luogo dove è nato, una sua età, una sua sessualità, una sua religione. Gli verranno dati degli attributi, delle identità. Nel corso della sua vita gli verrà data un'identità. Ora, facciamo un esempio. Mettete che voi siete nati in mezzo al nulla, ok? E nessuno vi ha mai detto niente. Siete nati, vi hanno accudito tutto quanto, però siete in una, facciamo finta, una tribù che non vi parla. Non parlano, fanno solo gesti. Quindi non vi hanno dato un nome, non vi hanno dato un luogo di nascita, non vi hanno dato un'età, non vi hanno dato niente, non vi hanno dato un'identità. Ora, mettete che, arrivate, che questa tribù viene scoperta e arrivano a intervistarvi. Voi non avete un vostro esempio linguaggio.
se non magari fatto solo di gesti, di espressioni facciali. Quindi non potete rispondere alle domande del come ti chiami perché non vi è stato mai dato un nome. Non potete rispondere alla domanda del quanti anni hai, di dove sei, che lavoro fai, tralala, tralala. No, perché voi non avete una identità. L'ego è l'identità o la serie di identità che sono date a livello terreno. In primis, le acquisite dal vostro circolo primario. Ricordatevi che nel corso dei Credo Madre vi ho specificato che esistono tre circoli da cui noi andiamo a, proprio come spugne, nella fascia 0-7 anni soprattutto, ad assorbire chi siamo, ad assorbire il credo, perché poi alla fin fine le nostre identità si basano sui credo. Io dico di chiamarmi Giovanni o Paola perché questo è quello in cui credo. Ma hanno detto questo io credo, non è che avete mai messo in dubbio la parola di vostra madre o vostro padre che vi dicevano che ti chiamavi Giovanni o Paola. Quindi tutto quello che voi siete, la vostra identità si basa sul vostro credo. Credo. Vi stavo dicendo che nel mio corso del rintracciamento dei credo madre negativi e il disarmamento, rimpiazzo, andare a rimpiazzare con i credo madre positivi, vi ho specificato, vi ho individuato che esistono tre circoli da cui noi andiamo ad assorbire appunto i credo. Ed è il circolo primario, che è appunto la nostra famiglia d'origine. Poi abbiamo un circolo secondario, che è praticamente le persone che più vicine a noi che frequenteremo, che ne so, il maestro alle elementari, o il prete all'oratorio, o l'amichetto, o i genitori dell'amichetto, cioè tutti quelli che c'è, gli amici o i colleghi di lavoro da cui, appunto, con cui appunto abbiamo a che fare, ok? E il terzo circolo è praticamente invece la società, quello che io leggo sui giornali, che sento appunto dai mass media e così via, ok? Quindi tre circoli, il primario che sarebbe l'origine, la famiglia, il secondario che sono i nostri affetti appunto amici, parenti più alla lontana, colleghi, insegnanti e tutta questa roba, e poi il terzo che è praticamente il collettivo, la società, ok? Quindi voi capite che noi siamo bombardati la mattina e sera, praticamente da quando nasciamo, da credo di altri. Tutto quello che voi siete oggi è quello che vi hanno detto. Quindi se voi, invece di essere nati, che ne so, sono nato a Milano, mezzo al nulla, mezzo alla giungla, in una tribù che non vi dice un cazzo, parlano solo per gesti, voi non avreste tutti questi credo. Non avreste sentito, mi chiamo Tonino e c'ho ste età, c'ho qua, faccio così, cioè non lo sapreste. Ok? Quindi l'ego è praticamente la nostra identità collettiva. E vi dico un'altra cosa, che l'ego soffre di multipersonalità, sdoppiamenti multipersonalità, cioè magari andiamo una psicologia, andiamo una schizofrenia. Sì, perché voi nel corso del vostro tempo, cosa, il vostro corso del vostro tempo, degli anni, voi vi modulate in base appunto a chi avete davanti. Con gli amici vi comportate in un modo, proponete un'immagine, un'identità diversa da quella che proponete in famiglia. Specialmente fra gli adolescenti, che ne so, con l'amico io propongo un'identità più wow, più, che ne so, sfumacchio, che ne so, cioè, in confronto a quella che proponete a casa o che proponete al professore, che ne so. Quindi questo fa sì che l'ego, la vostra identità, non è solo una. Non è solo una. Non è soltanto mi chiamo, che ne so, Luigi, c'ho 15 anni, sono nato a Rovigo, che ne so. Cioè, no, no. Questa identità poi appunto viene stratificata e a sua volta modulata. Quindi presentate. Voi vi rivolgete, voi presentate un'immagine diversa di volta in volta alle persone, in base a quello che volete ottenere, perché l'ego è sempre quello in base a quello che vuole ottenere. Voglio ottenere questo da un possibile partner, quindi mi presento in questo modo. Quindi non mi presento in un altro modo. Con gli amici voglio ottenere questa cosa, che so, questa accettazione, questa inclusione, quindi mi presenterò in un modo che non mi presento con i miei genitori. Ascoltate più volte questo video.
Quindi praticamente noi soffriamo proprio di splitting, veri e propri splitting di personalità. Perché il vostro ego tende a frammentare la vostra identità. Ed ecco perché a lungo andare si va proprio in confusione ed esce fuori la famosa frase che prima o poi dicono tutti: non so chi sono. Io non so chi sono perché avete indossato così tante maschere, come raccontava appunto il grande Pirandello, che non sapete manco voi, così tanti personaggi avete indossato. Voi siete un attore che si è dimenticato chi era realmente e si basa allora su tutto il portfolio, su tutti i personaggi che ha rappresentato. Allora so questo, sono stato un cavaliere medievale, no. Ah no, sono stato un coso, sono stato un broker americano. No, però. No, aspetta, sono stata una casalinga. No, non è neanche. E si è dimenticato la vera identità, perché questo succede. L'ego vi fa appunto dimenticare, vi siete dimenticati la vostra provenienza divina, come dice qua il maestro Gesù. Adamo ha perduto un grande potere, una grande ricchezza, ossia quello che egli era. Perché Adamo ricordava perfettamente. Con Adamo è compresa pure Eva, ok? Tutti quanti, cioè l'umano. Adamo vuol dire l'umano, l'essere umano. Non vuol dire er maschio, a femmina. L'essere umano, proviamo a metterla così. L'essere umano ha perduto un grande potere, una grande ricchezza. Cosa vuol dire? Perché ha perduto un grande potere, una grande ricchezza? Perché ha perduto ciò che era. Stiamo qui affaticati da mattina a sera, regà, cercate di ricordare chi eravamo. Ci avviciniamo a tutte queste cose spirituali solo per arrivare a ricordare chi eravamo. Arrivare nella coscienza di Cristo, come vi ho detto nel video precedente. La coscienza di Cristo è ricordare a livello terreno chi eravamo, non quando andavamo nell'ardillà. Quando vai all'ardillà lo ricordano tutti, regà, perché l'ego si disintegra. Quando voi schiattate, lasciate qua tutto quello che eravate. Non è che quando ti presenti dall'altra parte dici: allora, guarda, mi chiamo Giannetto, e comunque facevo idraulico, ho st'età, così e così sarò per eternità. No, ritorni nel puro spirito, ok? Quindi lasci l'involucro, la maschera, il personaggio qua, o meglio, i vari involucri, maschera e personaggi qua, ok? E infatti dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli possiedono il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha un luogo dove posare la testa e riposare. Questo in maniera metaforica, perché vi ricordo che nei testi sacri si parla sempre in maniera, cioè devono essere interpretate. Non vuol dire che non c'è un posto dove un giaciglio o un rifugio, così. No, no, non ha. Voi siete praticamente un viandante, siete un. Ma neanche un pellegrino, mi viene la parola. Siete una persona che non possiede nazione, nazione nel senso, una persona che non possiede regno, una persona che non possiede niente perché non ricorda di essere. Ok? Come vi ho detto prima, un attore che si è dimenticato, ha avuto un'amnesia, non si ricorda chi è, allora si va a basare su appunto i personaggi che ha fatto. Però i personaggi non so lui o lei che sia, non lo rappresentano. Ok? Quindi praticamente non avete un luogo, cioè non avete. Perché le persone dicono, alcuni, spesso quando si va in depressione o altro, sento che qui non appartengo, sento che appartengo altrove, cioè, online la gente comincia a dire: vengo da sta stella, vengo da lì, vengo da qui, vengo da. Perché non sentono casa dentro di loro. Cosa vuol dire casa? Il regno di Dio è dentro di me. E potrei essere ovunque. Su qualsiasi piano, in qualsiasi luogo, ma casa sarebbe sempre con me. Come una lumaca, no? Che se la porta dietro. Casa è sempre con me. Potrei essere ovunque, ma casa è sempre con me. E casa, in senso metaforico, vuol dire la mia identità, il ricordare. Quando ve ne sarete accorti che lavorando su voi stessi e disciplinando il vostro ego, state meglio. A livello psicologico, state meglio a livello fisico, state meglio a livello spirituale, state meglio, vi sentite meglio. Perché ogni giorno vi alzate e sapete chi siete, o cominciate a ricordare chi siete, quindi non ci sta neanche, presentate sempre più o meno la stessa immagine, il vero voi. Non dovete indossare maschere, non dovete interpretare personaggi, non dovete cercare di stupire il prossimo, di doverlo cercare, perché questo succede. Mi devo comportare così, devo assumere questa identità. Avete mai visto il film che cosa con, sicuramente dai, con il mitico Carlo Verdone quando interpretava Manuel Fantoni?
No, lui era un poraccio, cioè, appunto, non uno stupidotto, però, e va invece a interpretare quello che sognava di essere, una persona di successo, una persona appunto, che sapeva stare al mondo, un uomo di mondo, una persona figa, con viaggi e storie interessanti dietro le spalle, tutto ciò che non era. Ecco, questo voi fate. Cercate di interpretare ciò che credete di non essere. Cerco di stupire qua ragazzo o quel ragazzo perché fondamentalmente io non credo di essere capace di saperla stupire tanto da renderla appunto il mio partner. Cerco di stupire il datore di lavoro perché mi assuma di fargli corpo perché onestamente non ci credo di poter fare corpo perché credo di avere queste e queste carenze. Quando invece voi siete sicuri di voi stessi, non dovete interpretarci una maschera, nessun personaggio, siete voi stessi perché sapete il valore che portate al prossimo. Sapete che, appunto perché vi amate, sarete amati e se no, ciao. Fine. Su 7 miliardi se una persona è cazzi sua. Siete sicuri, centrati, perché quella sicurezza ve lo date al sapere chi siete. Vi svegliate la mattina senza quel senso di oppressione, di ansia, appunto, di instabilità prodotta dall'ego. Quel sopravvivere, quelle cose di dover oggi chi dovrò essere, chi dovrò interpretare, chi dovrò fare, quanto dovrò faticare, quale personalità dovrò tirare fuori. Voi siete una persona che viene qui al mondo, è come se ha un'amnesia. Si sveglia e diverse persone gli dicono chi è. Magari era una persona super di successo, che ha una meravigliosa famiglia, che c'aveva quel tipo di nome, gli dicono tutti il contrario, che siete un po' disgraziato, un valete un cazzo, un peccatore, un emarginato, che è un povero un canna, un fallito. Questo. E state male perché ovviamente voi non vorreste essere questo. Ma perché state male? Perché dentro di voi la verità non muore mai. L'anima rimane assopita, rimane, come posso dire, come incastrata in una rete. Avete visto mai quei brutti filmati che si vedono di animaletti, tipo un delfino incastrato in qualche rete pescatore, lì che si dimenano? Rimane incastrata nelle maglie dell'ego, fitte dell'ego. Ecco perché bisogna essere. Avete mai visto i pescatori, no? Quando si mettono seduti, a me piace tanto, ho frequentato molto la Grecia e soprattutto le piccole isole dei pescatori, mi piaceva mettermi, se, cosa, mettermi a guardare per il pescatore seduto che piano piano districava le maglie cosa, della rete, piano piano, piano piano. Voi dovete fare questo, un lavoro certosino di appunto districare, togliere la rete, queste fitte maglie dal vostro spirito, dalla vostra anima. E questo è l'ego. L'ego è la vostra identità terrena, o meglio, le vostre identità terrene, perché voi non avete una sola identità. Al lavoro avete una certa identità, a casa con la vostra famiglia un'altra identità, con gli amici un'altra. Assumete, potreste dire di essere sempre voi stessi, totalmente, totalmente voi stessi, non offrire neanche un grado leggero di diversità a seconda delle persone. Vi comportate allo stesso modo in famiglia come vi comportate con i vostri amici? No, assolutamente no. A meno che non vi siete risvegliati, e allora lì siete sempre voi stessi, non dovete nascondervi. Non dovete far finta di essere il buono, il cattivo, il santo, il peccatore, quello figo, quello più calmo, perché siete basta voi stessi. Se te vado bene, bene, se te vado bene, addio cuore. Fine. Perché in quello volete essere, perché quello vi fa star bene. Se vuoi stare con me, stai con me. Come ci ha messo Gesù? Se vuoi stare con me, stai con me. Se non vuoi stare con me, no problema. Ciao. Fine. Quella è la tua verità. Vai, cammina quella strada. E chi te ferma? Fine. Questo è l'ego. È questo. E l'ego, logicamente, ci crea la nostra realtà. Io credo in questo. Io credo che ne so, di essere un poro fallito, incapace di produrre tot denaro o di avere un tot questo tipo di lavoro, e questo produco una mia realtà perché la identità si basa su dei credo. Io credo che sono questo. Perché? Perché mi hanno detto, perché ho sentito di, perché ci ho creduto. Io credo.
Guardate quello che sta succedendo a livello mondiale, è tutto basato su identità. Credo. Io credo che tu devi essere così. Imponiamo credo al prossimo, devi fare così, devi essere così, devi vestire così, devi parlare così, dire così, comportarti così. Io credo in questo. Perché? Perché? Quando poi gli vai a fare la domanda, perché? Beh, perché è così, ma così di chi? Beh, è così da sempre, ma sì, da sempre chi t'ha detto? Un ragazzino quando nasce e viene al mondo non dice: oh, regà, siccome sono maschietto perché ho il piselletto, mi dovete vestire solo del blu, eh? Oh, mi fate ingazzare, solo del blu, regà? Solo del blu? Sennò sono cazzi amari per tutti qua, eh? Siamo noi che diamo appunto delle identità. Tu dici: ma identità ci aiutano? Ci aiutano a navigare la vita. Sì, ok, perfetto. Ma quante di queste identità sono veramente poi di aiuto? Quante? Poi sono realmente di aiuto. Guardate per il mondo in cui versiamo, non mi sembra che sono state così tanto aiuto queste identità. Tu dici: se non c'è una regola, c'è il caos. A me sembra che il caos si è sviluppato di più siamo andati avanti a darci regole su regole. A me sembra che le tribù, quelle poche che ci sono rimaste, stanno nel caos. Vivono in pace, beati loro. Fanno quello che devono fare. Vivono in pace. Non mi sembra che se stanno le tribù in mezzo, quelle proprio, appunto, che siamo primitive, in mezzo, che so, all'Amazzonia, sono rimaste pochissime purtroppo. Non mi sembra che sono loro che causano tutti questi problemi che c'erano nel mondo. Vivono in pace con la natura, con loro stessi. Tanti problemi ce l'avranno pure loro, ma non ce l'avranno certi problemi che c'erano noi nel mondo appunto avanzato. Così. Perché è tutto prodotto sempre dall'ego. L'ego disintegra noi stessi. L'attore che non ricorda la sua identità e ricorre a... Allora so questo, so cattivone, so gangster, no. Allora oggi sarò gangster, no, però allora domani sarò la casalinga, no, e allora domani sarò invece il pescatore, no, e allora domani sarò qui. E così andate avanti, 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 una frammentizzazione infinita. E l'unico modo è appunto poi, quando si arriva a un momento, perché poi si arriva a un momento di totale crash, di totale rottura. Perché troppi personaggi abitano in questo corpo, troppi, no? Gesù chiamava l'indemoniato. L'indemoniato, essere, che vuol dire indemoniati, posseduti? Ragazzi, c'è quello che corna e zoccoletti. No, è il vostro ego. È il vostro ego, le vostre multipersonalità. Quello che vi hanno detto, perché poi ognuno vi dice una cosa. Secondo di come vi percepiscono. E allora voi vi costruite. Perché pensate una cosa, no? Allo splitting tremendo. Io sono cresciuto in una famiglia dove mi hanno detto mattina e sera che non valevo niente. Nulla. Un giorno, a 9 anni, invece, una suora mi ha detto che io ero speciale. Io pensavo perché stavo sempre a rompere i coglioni e a fare domande sul Maestro Gesù. Mi prese da parte a fine cosa? A fine. Il giorno prima della comunione. E mi consegnò un rosario e mi disse: questo l'abbiamo fatto con le sorelle. Io lo conservo ancora, lo porto sempre. Non, è una cosa con cui non mi separo mai. Perché fu il primo, la prima interruzione di tutto quel negativo in cui ero cresciuta. Avrò avuto 15, 9 anni, ancora a qualche età si fa la comunione. Mi prese a parte e mi disse: tu sei speciale. E per me fu il primo veramente raggio di sole in mezzo a una tenebra. E allora lì mi si creò il primo splitting. Perché finora mi avevano detto questo, ma questa mi viene di questo, chi c'aveva ragione? Andai a casa, lo dissi e fu logicamente: vabbè, la sora, posa al fiasco, ciao. Così. Senza sapere che poi ha predetto quello che. Ma no, perché che vuol dire essere speciali? Non vuol dire essere al di sopra degli altri, come viene interpretato spesso. Vuol dire tutti noi siamo speciali. Tutti noi lo siamo. Vuol dire che aveva visto la luce invece delle tenebre. Vuol dire che aveva visto il bene invece del male. Voleva dire questo. E mi dette il primo segno del Maestro Gesù. E ne sono poi arrivati centinaia.
Lo vedete da quello che posto, raga, dove mi giro, croci, chiese, canti liturgici, campane. Lo sapete che poi i segni sono ovunque. Per un risvegliato sono ovunque. E quindi questo è quanto. Questo è l'ego. Potreste concordare, non concordare, dire, però fermatevi e dire. Ma se io adesso mi spogliassi di tutto quello che mi sono, che mi è stato detto, in cui credo, che cosa rimarrebbe? Fatevi questa domanda, cosa rimarrebbe di me se adesso mi spogliassi della mia delle mie identità? Perché abbiamo più identità, un'identità lavorativa, un'identità amorosa, un'identità, abbiamo tante identità che convivono insieme e in base a quello dobbiamo, appunto, dobbiamo prestarci. Ho un'identità a cui mi devo attenere. Guardate in questo preciso istante, l'identità femminile come l'ego prova ancora una volta a soffocarla. Perché non può esserci unione, ci deve essere divisione. L'ego vuole questo, una frammentizzazione di voi stessi, perché più siete frammentizzati, più non sapete chi siete, più siete nella confusione, più generate quello a cui l'ego, questo è il voi generate quello a cui l'ego serve. A voi serve che siate degli schiavi. All'ego serve che voi producete negativo, perché con quello deve sussistere, con quello si garantisce la sopravvivenza. Semplice. Solo che stavolta gli dirà male, perché le donne si sono preparate moltissimo, più purtroppo degli uomini. L'energia è molto forte e diciamo che stavolta si sono sparati, sembra, ma stavolta si sono sparati proprio sui piedi. Non sono più tempi e millenni dove era facile, ma qui per nessuno, non sono più questi tempi, ci sono troppi risvegliati. Il regno dell'ego è alla fine. Con questo non vuol dire che finirà domani, tra una settimana, un mese, un anno. Però non ha più quel potere come ai tempi del Maestro Gesù. Ci sono troppi risvegliati, troppa gente che comincia a farsi delle domande, a guardarsi intorno. Troppi. All'epoca del Maestro Gesù era più facile. Stiamo parlando di molti millenni fa, era molto più facile, l'ego era. C'erano un risvegliato e tutti due addormentati, quindi questo è quanto. Vi è piaciuto? Ora conoscete proprio perfettamente. Quando voi avete qualche cosa, una paura, fatevi la domanda, è il mio ego? È il mio ego perché io non sto ricordando chi sono. Perché se sapessi chi sono, non avrei paura. Con questo chiudo. Se io fossi uno scalatore di montagna, no? Pieno a botta, c'ho un'amnesia. E mi dicono che invece ero, che ne so. Tiriamo fuori sempre il solito, che so, cuoco, idraulico, che ne so. Ok? Un'altra professione, insomma, raga. Avrei paura forse di scalare le montagne. Mi dicono, le montagne sono difficili. Però se io un giorno scoprissi una foto di me che stavo scalando le montagne, fotografato su un picco, scoprirei, comincerei a farmi domande di, ma se io stavo lì, vuol dire. Comincerei a ricordare, quindi ogni volta che magari mi sale la paura, vorrei scalare una montagna, ma c'ho paura, direi no. Perché ricordo chi sono, ricordo chi sono. Questo è soltanto una personalità che mi è stata detta dopo l'amnesia, la grande amnesia. La grande amnesia. E questo è quanto. Poi ci iscrivete al canale. Facciamo morire d'energia.